Abbiamo visto che negli ultimi 10 anni abbiamo cercato di capire se funzionava il loro piano, abbiamo cercato di vedere se funzionava lasciare le briglie sciolte agli operatori di Wall Street. E che cosa abbiamo visto? Un deficit da record, i peggiori dati economici negli ultimi 50 anni. Dunque, non dovrebbe essere poi così complicato. Abbiamo testato le nostre idee e hanno funzionato. L'economia è cresciuta, abbiamo creato occupazione, il deficit si è ridotto. Abbiamo testato le loro idee, non hanno funzionato. L'economia non è cresciuta, non ci sono stati posti di lavoro in più ed è aumentato il deficit. Ecco, queste sono le ultime battute prima del responso e prima delle votazioni che noi seguiremo in diretta. Vediamo allora il nostro spazio. Ultima visita da Presidente del Consiglio italiano nell'aprile del 2008, proprio qui al Cacaro. E mi ricordo anche un suo gesto, lei era già seduto in macchina, poi uscì dall'auto dicendo al suo seguito di lasciarla un attimo solo, perché notai, come dire, come se in quel momento lei si rendesse conto che, come dire, stava finendo, si stava chiudendo un capitolo della sua vita, un capitolo che lei aveva già detto che non avrebbe mai più riaperto. E non l'ho più riaperto. E chi insiste a non riaprire. La Germania e noi in Egitto. Temendo che i tedeschi occupassero il Cairo, gli alleati bloccarono il canale di Suez con le mine. Improvvisamente il traffico marittimo dal Mediterraneo e dall'Atlantico verso est dovette riprendere la via più lunga e Table Bay si trovò congestionata dalle navi alleate costrette a doppiare il capo. Per imparare come riprodurre quanto di bello visto là. Ho imparato dei caratteri serif e senza serif, come variare la spaziatura tra differenti combinazioni di lettere e che cosa rende la migliore tipografia così grande. Era bellissimo, antico. E così artisticamente delicato che la scienza non avrebbe potuto catturarlo, e trovavo ciò affascinante. Nulla di tutto questo sembrava avere speranza di applicazione pratica nella mia vita, ma 10 anni dopo, quando stavamo progettando il primo computer Macintosh, mi tornò utile. Progettammo così il Mac. Era il primo computer dalla bella tipografia. Se non avessi abbandonato gli studi, il Mac non avrebbe avuto multipli caratteri e font spazialmente proporzionati. Parla di amore e di perdita. Fui molto fortunato, ho trovato cosa mi piacesse fare nella vita piuttosto in fretta. Io e Watts fondammo l'Apple nel garage dei miei genitori quando avevo appena 20 anni. Abbiamo lavorato duro e in 10 anni Apple è cresciuta da noi due soli in un garage sino ad una compagnia da 2 miliardi di dollari con oltre 4.000 dipendenti. Avevamo appena rilasciato la nostra migliore creazione, il Macintosh, un anno prima e avevo appena compiuto 30 anni quando venni licenziato. Come può una persona essere licenziata da una società che ha fondato? Beh, quando Apple si sviluppò, assumemmo una persona che pensavamo fosse di grande talento per dirigere la compagnia con me. E per il primo anno le cose andarono bene. In seguito però le nostre visioni sul futuro cominciarono a divergere finché non ci scontrammo. Quando successe il nostro consiglio di amministrazione si schierò con lui. Così a 30 anni ero a spasso. E in maniera plateale. Ciò che avevo focalizzato nella mia intera vita adulta non c'era più e tutto questo fu devastante. Non avevo la benché minima idea di cosa avrei fatto per qualche mese. Sentivo di aver tradito la precedente generazione di imprenditori che avevo lasciato cadere il testimone che mi era stato passato. Mi incontrai con Devin Packard e Bob Noyce e provai a scusarmi per aver mandato all'aria tutto così malamente. Era stato un vero fallimento pubblico. Arrivai addirittura a pensare di andarmene dalla Silicon Valley. Ma qualcosa cominciò a farsi strada dentro me. Amavo ancora quello che avevo fatto. E ciò che era successo alla Apple non aveva cambiato questo di un nulla. Ero stato rifiutato, ma ero ancora innamorato.